Ok, allora un po' di ritardo. No, ancora. Ok. Dunque, iniziamo questa nostra giornata di lavoro che imposteremo, penso con quasi tutti voi già c'erano l'altra volta, quindi è inutile che mi ripresento, mi conoscete già. Questa giornata di lavoro, facciamo un primo paio d'ore su quello che è le opportunità di finanziamento che l'Unione Europea offrirà nei prossimi 7 anni. L'altro ieri è stato approvato definitivamente il bilancio settennale dell'Unione Europea, quindi diciamo ormai abbiamo la certezza che i programmi partiranno dal 1º gennaio e che tutto funzionerà come previsto. E abbiamo anche la certezza diciamo, delle dotazioni proprio di risorse economiche che ci sono sui vari programmi a disposizione. Quindi vedremo, magari ci soffermiamo un po' di più su quelli che possono essere un po' più interessanti per voi, perché insomma, come vedrete, le possibilità sono moltissime, sono diverse, cioè, si prevedono diverse centinaia di bandi ogni anno, quindi e con molte risorse a disposizione. Finita questa carrellata, che vi serve anche per cominciare a ragionare eventualmente su dove andare a prendere le risorse per realizzare le vostre idee imprenditoriali, poi cercheremo di entrare un po' più nel merito. Avete già fatto un lavoro più o meno di sistemazione e di prima avvio di una potenziale vostra iniziativa imprenditoriale nella forma della cooperativa. Cercheremo di adattare un po' queste idee che voi avete a quelli che sono i modelli, diciamo, i formulari che i bandi, quasi tutti i bandi europei richiedono, e quindi seguire un po' quella che è la struttura che bene o male vi servirà più o meno qualunque sia il bando o il programma a cui volete andare poi a candidare le vostre proposte. Innanzitutto alcune osservazioni di carattere generico su quelli che sono gli obiettivi che l'Unione Europea si pone con tutti questi bandi che sta per lanciare, tutti questi programmi che sta per lanciare fino al 2020. Qui vedete che ci sono 5 obiettivi prioritari, non so se si riesce a togliere questo. Eccolo. Ci sono 5 obiettivi prioritari. L'Unione Europea si è data degli obiettivi su ognuna di queste 5 linee, obiettivi da raggiungere entro il 2020. Qui la cosa più interessante, diciamo, e non troppo incoraggiante per noi da notare, è che in genere gli obiettivi che l'Unione Europea si dà sono più alti degli obiettivi che si dà l'Italia, e che noi siamo lontani anche dall'obiettivo che ci siamo dati a livello nazionale. Quindi, ad esempio, se l'Unione Europea dice che entro il 2020 bisogna arrivare al 75% di occupazione, noi praticamente ci siamo dati un obiettivo del 69%, ma adesso siamo al 60%. Quindi partiamo già ammettendo di non poter raggiungere gli obiettivi che l'Unione Europea si dà come media europea. Fissiamo un obiettivo più basso, ma siamo lontani anche dall'obiettivo più basso che ci siamo dati. Quindi ci sarà molto da fare, e la stessa cosa vale più o meno per tutti gli obiettivi, tranne quello legato alle fonti rinnovabili, dove siamo messi un pochino meglio. E ad esempio è interessante, sempre più o meno per le caratteristiche sociali e imprenditoriali di chi partecipa a questo corso, che vedete ad esempio l'istruzione, l'obiettivo dell'istruzione dell'Unione Europea è quello di arrivare al 40% di laureati e di ridurre sotto il 10% l'abbandono scolastico. In Italia invece ci diamo un obiettivo del 27% di laureati, quindi molto meno dell'obiettivo europeo, e un obiettivo del 15% di abbandono scolastico, e attualmente anche qui siamo molto lontani dagli obiettivi che ci siamo dati. Quindi la strategia e gli obiettivi dell'Unione Europea vengono poi declinati paese per paese, ogni paese si dà un proprio obiettivo per concorrere alla strategia generale. Ma con Sì,
No, guarda, considera che gli obiettivi sono un obiettivo medio dell'Unione Europea, quindi ci sono alcuni paesi che già sono su quell'obiettivo, non devono semplicemente mantenerlo, mentre invece nel caso nostro e di altri paesi si tratta di arrivare a quell'obiettivo, quindi è chiaro che sono obiettivi... Sì, non ce n'era uno nel quale ci arriviamo, però in altri paesi invece sono anche già oltre quegli obiettivi. Per arrivare a questi obiettivi la strategia dell'Unione Europea si articola in queste tre aree di attività: quella della crescita intelligente, che è tutto ciò che riguarda le tecnologie, internet, il web, eccetera; la crescita sostenibile, quindi le energie sostenibili, le cosiddette smart city, i trasporti, tutto ciò che riguarda il risparmio energetico, l'utilizzo efficiente delle risorse; e la crescita solidale, che invece è forse quello che ci interessa di più, cioè come favorire il fatto che l'Unione Europea sia una realtà inclusiva, soprattutto per quelli che hanno maggiori difficoltà di entrare nel mondo del lavoro, per quelli che hanno maggiori difficoltà di inclusione sociale e così via. Perché siamo un po' in ritardo, non entriamo nel merito di queste strategie, perché altrimenti ci dilunghiamo un pochino. Vediamo un po' cosa è successo prima di arrivare a questa approvazione dell'altro ieri. La trattativa sul bilancio europeo è una trattativa abbastanza complessa, che coinvolge tutti i paesi dell'Unione Europea, coinvolge la Commissione Europea e coinvolge il Parlamento Europeo. Tutti questi soggetti devono essere d'accordo perché si arrivi all'approvazione di un bilancio che è di circa 1.000 miliardi di euro per i prossimi 7 anni, quindi molto consistente, per la precisione 959.000, vedete lì, e soltanto ieri l'altro, dopo una trattativa piuttosto complessa, si è arrivata all'accordo. Perché che cosa era successo sostanzialmente? La Commissione Europea fa una proposta dicendo: io vorrei mettere una certa cifra che va poi distribuita sui vari programmi. I vari stati membri hanno detto: fermi tutti, noi non vogliamo una cifra così grossa, perché ovviamente quella cifra deve essere composta dai contributi dei vari stati, quindi l'Italia, la Germania, la Francia devono fare dei versamenti all'Unione Europea per avere le risorse necessarie per finanziare poi questi programmi. I vari Stati membri volevano tenere più basso il contributo che davano all'Unione Europea, mentre invece la Commissione Europea faceva delle richieste più alte. Quindi banalmente c'è stata una trattativa tra questi vari soggetti. Alla fine sono arrivati l'8 febbraio ad un accordo tra di loro, però questo accordo doveva essere poi ratificato anche dal Parlamento Europeo. Ora, ovviamente, come avviene in tutte le situazioni elettorali, i parlamentari europei erano più interessati ad avere più soldi, in modo da poter andare poi alle prossime elezioni europee, che sono a maggio, dicendo di avere portato risorse sui territori, eccetera, eccetera. Quindi anche il Parlamento non ha approvato immediatamente questo accordo che era stato raggiunto a febbraio, si è aperta un'altra negoziazione da febbraio a novembre, altri 9 mesi di trattative, e alla fine siamo arrivati a un accordo tra tutti i soggetti, che più o meno ha messo d'accordo tutti quanti. E questa qui è la ripartizione delle risorse. Una cosa interessante, che di fronte alla quale vi potreste trovare andando a leggere articoli o documenti legati alla Commissione, sono questa indicazione che vi ho messo tra parentesi: il bilancio pluriennale dell'Unione Europea viene espresso nei valori che l'euro aveva nel 2011, cioè quando tutta questa negoziazione è iniziata, quindi non tiene conto, diciamo, dell'inflazione di questi 2 ultimi anni. Quindi troverete come indicazione un totale di 959.000, quindi 959 miliardi di euro, che però risale ai valori dell'euro del 2011. In valori di oggi è già oltre i 1.000 miliardi di euro. Quindi molto spesso sia gli articoli sui giornali che, insomma, quelli
più tecnici, riportano l'un dato o l'altro a seconda di che cosa si vuole far emergere, e quindi ci possono essere delle discrepanze. Vedete nella prima colonna sulla sinistra le varie voci, macro voci, nei quali il bilancio e quindi le risorse dell'Unione Europea vengono ripartite. Qui una cosa interessante da sottolineare è come quasi la metà delle risorse del bilancio vanno su questa prima sezione della crescita sostenibile, che riguarda soprattutto l'occupazione, l'imprenditorialità, le cosiddette politiche di coesione, cioè quello che noi chiamiamo sviluppo locale e così via, mentre questa sezione centrale è tutto quello che riguarda l'agricoltura e l'ambiente, e assorbono praticamente assieme la gran parte delle risorse del bilancio europeo. È interessante, ad esempio, vedere come la politica agricola costituisce più di un terzo delle risorse complessive. Questo è uno dei capitoli che è sempre molto difficile, su cui è sempre molto difficile addivenire ad un accordo tra i vari paesi, perché ovviamente ci sono paesi che hanno più interesse all'attività agricola, altri che hanno più interesse alle attività industriali, altri che hanno magari più interesse alle risorse sul mare, insomma, quindi ci sono ovviamente delle trattative abbastanza articolate. Immaginate quello che può succedere per chi di voi ne ha esperienza su un bilancio di un comune moltiplicato, diciamo, per n volte. Quindi questa è la ripartizione percentuale, quindi vedete che il 47%, quasi la metà, è sulla prima, è sul primo asse. E vediamo un po' di cominciare a familiarizzare con quelli che sono i nomi dei programmi che verranno. In quel primo asse, dove c'è quasi il 50% delle risorse, sono messe le risorse relative a questi programmi, ripartiti su questi due filoni. Horizon 2020 è sicuramente il programma più grosso verso cui andiamo, ci sono circa 70 miliardi di euro solo su questo programma, che riguarda la ricerca e l'innovazione in generale. Ci soffermeremo su questo programma, ci soffermeremo sul programma Erasmus, di cui più o meno tutti quanti avete sentito parlare, ma che nella nuova programmazione racchiude praticamente tutte le possibilità di mobilità internazionale. Sarà per esempio possibile anche per i professori andare di scuola, andare a fare delle esperienze di affiancamento oppure di tirocinio all'estero. Sarà possibile per i dipendenti pubblici fare questo tipo di esperienze, quindi si allarga molto la possibilità di scambio internazionale, anche se ovviamente il grosso rimane destinato ai giovani universitari o che sono appena usciti dall'università. La sezione invece di sotto, quella legata alla politica di coesione e ai fondi strutturali, è quella, dal punto di vista delle risorse, più importante per noi che siamo nelle regioni meridionali, perché sono tutti i fondi europei che vengono assegnati alle regioni in ritardo di sviluppo, le cosiddette regioni dell'obiettivo convergenza, dentro cui ci sono Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. Ovviamente mi potete fare domande quando volete. Velocemente, per darvi un'idea, quella che è la ripartizione sui vari programmi, vedete i 70 miliardi di Horizon, i 13 miliardi per l'Erasmus, e vedete come le regioni della convergenza, quindi le regioni del sud, ovviamente per quanto riguarda l'Italia, ovviamente queste risorse sono per le regioni convergenza di tutta Europa, sono 164 miliardi di euro, quindi una dotazione piuttosto consistente. Ora considerate che qui, forse dopo anche una cartina, qui rientrano le quattro regioni del sud Italia, rientra, diciamo, più o meno metà della Grecia, un terzo della Spagna e due terzi del Portogallo, poi diciamo, e tutto l'est Europa, tutto
tutti i paesi dell'Est Europa. Queste sono, diciamo, le regioni di convergenza. Sì, 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 sì. E comunque considera che queste sono regioni della convergenza, le regioni di transizione sono ad esempio la Basilicata, la Sardegna, il Molise, quindi anche questi sono fondi che vanno alle regioni, le regioni della competitività sono praticamente tutte le altre regioni italiane, quelle più sviluppate, che pure riceveranno delle risorse. Anche questo asse della cooperazione territoriale va prevalentemente alle regioni, però quelle che instaurano dei rapporti di cooperazione internazionale, quindi che ne so, la Puglia può avere con la Grecia o con alcune regioni della Grecia una cooperazione bilaterale e può utilizzare queste risorse. La Puglia peraltro le ha sempre utilizzate abbastanza bene queste. Di questo programma per l'innovazione per l'innovazione sociale e l'occupazione, forse abbiamo accennato già l'altra volta, ed è uno dei programmi nuovi che non esisteva nella precedente programmazione, dove esistevano invece questi tre programmi distinti, Progress, EURES e Microfinance Facility. Dobbiamo distinguere le due sezioni che vi ho fatto vedere prima. Sono sostanzialmente due sezioni in cui i primi sette programmi sono gestiti direttamente a Bruxelles, che vuol dire che quando voi candidate il vostro progetto lo spedite a Bruxelles materialmente e verrà valutato da esperti che lavorano direttamente per conto della Commissione. In quei primi programmi ci deve essere sempre un partenariato internazionale, cioè dovete sempre coinvolgere dei partner di almeno altri due paesi dell'Unione Europea per potervi candidare. E diciamo che, anche se in alcuni casi si può scrivere anche in italiano, però è largamente preferibile scriverlo in inglese, anche perché bisogna dimostrare di averlo scritto assieme con i partner degli altri paesi, di avere collaborato, e quindi chiaramente se arriva una proposta scritta in italiano, anche se formalmente e legalmente si può presentare anche in italiano, è chiaro che sorge qualche dubbio sul fatto che effettivamente ci sia stata una cooperazione. E poi praticamente quelli che valutano e leggono la proposta sono comunque degli stranieri, diciamo, o comunque c'è un'ampia probabilità che siano stranieri, e quindi evidentemente rendergli più facile il compito aiuta anche a metterli di buon umore quando poi vi devono valutare il progetto. Quelli della sezione in basso invece sono tutti fondi che transitano o attraverso le regioni o attraverso gli stati membri. Quindi nel caso di quelli di sotto, i progetti vanno presentati alla regione o vanno presentati ai ministeri, e quindi la valutazione viene fatta a livello nazionale e ovviamente i progetti possono essere candidati in italiano. Quindi questo è già una differenza importante. Quindi il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale è un programma gestito a Bruxelles, che ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo di iniziative innovative che favoriscano l'occupazione o che favoriscano la creazione di nuovi servizi sociali di tipo innovativo o di servizi, di prodotti che affrontino e risolvano dei problemi sociali in modo innovativo. Di questo, dei temi dell'innovazione sociale, abbiamo già parlato a lungo l'altra volta, quindi non ci soffermiamo più di tanto. Vedete che le risorse che sono destinate a questo programma sono articolate secondo i vari assi di intervento. Ad esempio è interessante che circa 100 milioni, 97 milioni saranno destinate specificamente a progetti sperimentali, quindi inventarsi delle nuove soluzioni che non esistono e utilizzare questo programma per provare ad attuare sul campo questa sperimentazione,
e quindi eventualmente, se dovesse poi dimostrarsi efficace, poterla riproporre su tutta la dimensione europea. Considerate ovviamente che uno dei quando si presenta un progetto direttamente a Bruxelles, uno degli elementi di valutazione molto importante è sempre quello di quale sia il valore aggiunto che quel vostro progetto porterà all'Unione Europea. Quindi deve essere sempre un progetto che non ha, cioè se anche ha un'attuazione locale, deve comunque avere in testa la possibilità di svilupparsi e di avere un effetto su tutta l'Unione Europea, di poter essere magari replicato da altre parti, di poter essere sviluppato contemporaneamente in più territori, di affrontare dei problemi che sono comuni a più territori. Quindi non deve mai essere localizzato esclusivamente e per sempre, diciamo, all'interno di un territorio. Un'altra cosa interessante di questo programma sono anche qui circa 100 milioni di euro, 95, specificamente destinati allo sviluppo dell'impresa sociale. Abbiamo visto l'altra volta come il concetto di impresa sociale è abbastanza ampio e la Commissione europea prende quel concetto ampio, quindi non stiamo parlando solo delle nostre cooperative sociali, ma di tutte quelle imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, affrontano problemi sociali, operano nel campo dei servizi sociali, dell'assistenza e di tutta una serie di settori che generano un vantaggio per la collettività. Quindi l'interpretazione qui è evidentemente abbastanza ampia. Un altro programma molto interessante, non fosse altro che perché è il più ricco, è questo del Orizzonte 2020. Questo programma nasce da una esperienza di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, il settimo programma quadro è l'ultimo, piuttosto che da programmi per l'applicazione, per il trasferimento tecnologico alle imprese, per esempio, quindi specificamente dedicati alle imprese. E vedo dei microfoni che si muovono. Specificamente destinati alle imprese. Cambia un po' rispetto a quella che è la storia degli ultimi 7 anni, ad esempio. Orizzonte 2020 ha una visione molto più ampia, dentro cui ci sono anche per la prima volta le cosiddette sfide sociali, il cambiamento climatico, il risparmio energetico, l'inquinamento, l'invecchiamento della popolazione, cioè tutti questi temi di cui sentiamo parlare, perché sono evidentemente dei problemi molto, molto grossi che si stanno verificando, sono stati inseriti all'interno di questo programma e quindi si possono presentare progetti per affrontare questo tipo di problematiche. E all'interno dei 70 miliardi di cui sopra sono circa 32 quelli che sono destinati ad affrontare queste problematiche, quindi quasi la metà di questo programma è destinato a questo tipo di ad affrontare questo tipo di sfide, quindi è molto interessante. Io qua leggo sul muro che c'è tutta una strategia sulle biciclette, sul bike sharing, sulla mobilità sostenibile. Questi sono tutti progetti che potranno essere finanziati all'interno di questo programma. Ovviamente è importante, per poter essere competitivi nel presentare una proposta su questo programma, è importante comunque che ci sia una componente di innovazione, una componente di ricerca. Il coinvolgimento delle università sarà importante per presentare delle proposte competitive il coinvolgimento di centri di ricerca, però poi potranno essere, ovviamente, si potranno candidare anche soggetti del terzo settore, per esempio. Vedete qui un po' quali sono, com'è la ripartizione delle risorse su questo filone delle sfide sociali. Quindi vedete, salute, cambiamento demografico e benessere sociale avrà circa il 10% di quei 32 miliardi, stiamo parlando di miliardi di euro, insomma, quindi non sono bruscolini come,
diceva quello famoso, la sicurezza alimentare, la ricerca marina, bioeconomia, energia pulita, i trasporti intelligenti, le società inclusive, quindi ad esempio il tema di cui si parla molto delle cosiddette smart city, cioè come trasformare le nostre città in città che siano intelligenti dal punto di vista della mobilità, dal punto di vista dell'utilizzo dell'energia, dal punto di vista della possibilità per tutti quelli che hanno ad esempio problemi di mobilità, insomma varie tipologie di disagio, di poter partecipare alla vita delle città. Tutti questi progetti potranno essere finanziati qua dentro, oltre a tutto il tema del clima, dell'efficienza, dell'utilizzo delle materie prime e così via. Questo è un programma molto interessante, un programma anche molto complicato, perché ovviamente nel nostro contesto non è molto facile pensare che un'organizzazione, un'associazione, un'organizzazione del terzo settore collabori con un centro di ricerca, con un ente pubblico. Insomma, noi siamo abbastanza a compartimenti stagni. In altri paesi hanno una maggiore facilità, insomma, le università collaborano stabilmente con gli enti locali, con la società civile, quindi ci sono delle realtà che normalmente collaborano molto da questo punto di vista. Ad esempio ho visitato il, lo chiamano cluster dell'innovazione sociale, Social Innovation Cluster, è sostanzialmente un consorzio che è in Svezia, dove ormai da anni sono stabilmente dentro lo stesso consorzio il comune, il governo, l'università, anche quella di ingegneria, oltre che quelle umanistiche, le organizzazioni ambientaliste, insomma sono tutti già stabilmente collaborano all'interno di questo consorzio e quindi diciamo che loro hanno già fatto il partenariato per poter partecipare a un progetto di questo genere. Ragionano normalmente su come costruire delle idee all'interno di questo consorzio e quindi diciamo quando esce un bando in un certo senso sono già pronti a candidarsi, hanno già il partenariato locale, hanno già la proposta da candidare, devono soltanto trovare i partner negli altri paesi che ragionino sulle stesse cose. Invece dalle parti nostre in genere funziona al contrario, cioè esce il bando e lì si comincia a ragionare su come mettersi insieme, chi coinvolgere un mese prima, e quindi normalmente si arriva quando c'è la scadenza all'ultimo secondo per andare a candidare un progetto. E chiaramente facendo un lavoro così di corsa, nonostante noi siamo molto più creativi e molto più bravi degli altri, ovviamente si fa più fatica. Programma COSME riguarda le piccole e medie imprese, ma soprattutto l'utilizzazione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico all'interno delle piccole e medie imprese per cercare di migliorare la competitività di queste imprese sul piano internazionale. E questo è un programma del tutto nuovo che diciamo non era presente in precedenza, però non mi soffermerei particolarmente su questo se non per dirvi un po' la ripartizione delle risorse. Qui siamo intorno ai 4-5 miliardi di euro, quindi molto più piccolo rispetto a quello precedente. Questo qui invece può essere un programma interessante soprattutto per chi vuole fare spendere un periodo di, diciamo di esperienza lavorativa o di formazione all'estero. È un programma che avrà una dotazione molto più ricca rispetto a quello all'Erasmus del ciclo precedente, perché ad esempio si è convenuto che il problema della disoccupazione giovanile è una delle priorità da affrontare all'interno della strategia dei prossimi 7 anni, e quindi chiaramente si cerca di agire su tutto ciò che può favorire l'occupazione giovanile. Un'esperienza di studio, di lavoro all'estero, l'apprendimento delle lingue e così via può essere un elemento che favorisce sensibilmente l'occupabilità dei giovani, e quindi si agisce su questo. Avete visto
Ad esempio qui la dotazione complessiva di 19 miliardi di euro ai valori attuali dell'euro, e viene ripartito questo bilancio, l'azione nel campo dell'istruzione, formazione e gioventù è largamente quella più ricca, e lì c'è tutto quello che noi conosciamo come scambi a livello universitario, che è la cosa più diffusa per quanto riguarda l'Erasmus, ma anche la possibilità, ad esempio, per i volontari di associazioni di fare un periodo, indipendentemente dall'età, di fare un periodo di affiancamento, di tirocinio presso un'associazione di volontariato di un altro paese. Quindi qui le possibilità sono molto ampie. Ovviamente considerate che tutti questi bandi, tutti questi programmi entrano in vigore dal 1 gennaio del 2014, i bandi cominceranno a uscire grosso modo marzo-aprile, e quindi da lì in poi ci saranno delle scadenze predefinite. È molto, molto utile per chi di voi si vuole cimentare nel presentare delle proposte di candidatura, tenere conto che i bandi sono ripetitivi, quindi nei prossimi 7 anni, ad esempio su questo programma, usciranno 3 bandi all'anno, ogni anno, quindi non è detto che bisogna necessariamente, insomma, al primo bando essere pronti, si può anche cominciare a lavorare, predisporre l'idea progettuale, il partenariato e poi avere una proposta candidabile che può essere presentata su diversi bandi. Quindi diciamo, questi sono sempre a gestione diretta, sì. E quindi diciamo non è necessario affrettarsi sul primo bando, perché la ripartizione delle risorse è sui 7 anni. Ed è più o meno uniforme sui 7 anni, non è che finiscono il primo anno, finiscono i soldi e non ci si può più candidare, saranno comunque distribuiti. Quello è il programma gioventù, va a finire qua dentro. Va a finire qua dentro. Però è gestita dalle agenzie nazionali. Però i progetti devi presentare sempre, è sempre gestito a Bruxelles. L'agenzia nazionale fa l'assistenza tecnica, cioè fornisce le informazioni, ti dà tutti i materiali tradotti in italiano. La gran parte delle risorse gestite anche sul programma gioventù sono comunque gestiti a Bruxelles. L'agenzia nazionale si può fare qualche bando su risorse nazionali. L'agenzia nazionale, ad esempio, in alcuni progetti valuta le candidature nazionali, cioè il programma è europeo, però diciamo c'è una distribuzione di una parte delle risorse paese per paese, piuttosto che avere un unico fondo comune per tutti i paesi, perché quale può essere un'altra situazione che si verifica, se e che nel caso di alcuni programmi capita, quando c'è il programma centralizzato a Bruxelles tutti possono candidarsi da tutti i paesi. E allora si può verificare che approvino tutti i progetti tedeschi e pochissimo per gli altri paesi, per fare un esempio. Allora in alcuni programmi ci sono delle dotazioni che a monte vengono assegnate già ai vari paesi, in modo che almeno alcuni progetti vengano fatti, realizzati da partenariati anche di quei paesi. Però insomma, il grosso delle risorse sono quelle che sono gestite a Bruxelles. Poi l'agenzia della gioventù fa assistenza tecnica, quindi dà informazioni, ma non, sono diverse agenzie per i vari programmi, c'è l'APRE, che è l'agenzia per la ricerca su tutto quello che riguarda il programma Horizon, insomma ci sono diverse agenzie nazionali, c'è l'ISFOL su tutto quello che sono i programmi per la formazione, quello che era Leonardo, insomma ci sono diverse agenzie nazionali che svolgono questa funzione, però prevalentemente fanno
informazione, assistenza alla presentazione delle candidature e così via, e in alcuni casi possono gestire delle piccole quote di budget rispetto al programma complessivo. E che volevo dirvi, che vi stavo dicendo? Quindi questo programma può essere molto interessante, soprattutto vedete anche la linea sullo sport, quindi si possono fare esperienze di scambio anche per quanto riguarda associazioni sportive, è molto vario come programma. E ecco questo vi stavo dicendo, nei primi mesi dell'anno prossimo verranno pubblicati i programmi annuali in cui vi si dice già quali sono le scadenze per tutto l'anno, e tendenzialmente quelle scadenze si ripeteranno uguali per tutti e sette gli anni. Quindi diciamo che già nei primi mesi del prossimo anno voi saprete grosso modo tutte le scadenze per i prossimi sette anni. Quindi c'è abbondantemente il tempo di prepararsi in modo da candidare un progetto senza arrivare all'ultimo secondo, last minute project. Fonti di informazione? Fonti di informazione, a parte che ormai su internet trova di tutto. Siti specializzati, quelli della Commissione Europea. Tutte le direzioni generali della Commissione hanno il loro sito dove mettono i bandi, le call for proposal, come si chiamano in inglese, relative ai programmi gestiti da quella direzione generale. In molti programmi trovi anche un sito del programma, quindi se, ci sarà un sito sì, di se metti su Google Erasmus for All o Erasmus Plus 2014-2020 già ti porta a un sito della direzione generale dove hai tutte le informazioni allo stato attuale del programma Erasmus, dove ci saranno ovviamente i bandi. Poi a livello territoriale esistono degli uffici comunque, adesso non so qui diciamo nel Salento, insomma, sicuramente c'è Europe Direct per esempio, che fornisce informazioni sui programmi. L'Informa Giovani, qua mi pare che c'è anche Eurodesk, quindi diciamo, è più legato alle opportunità di lavoro che ai bandi, però sicuramente hanno tutte le informazioni anche per quanto riguarda i programmi, quindi diciamo reperire l'informazione. Poi nel momento in cui già sapete che a marzo di ogni anno c'è una scadenza, è facile poi premunirsi e andare a recuperare il bando per tempo sul sito e così via. Benissimo. Un altro programma interessante è Europa Creativa. Qui tutto quello che riguarda le attività culturali, le attività dello spettacolo, tutto ciò che riguarda l'audiovisivo, i media, il design rientra all'interno di questo programma, che però ha una dotazione più piccola di quelli che abbiamo visto prima, è più o meno 1,5 miliardi di euro, ma nella nuova programmazione si prevede anche una sorta di fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito per gli operatori che operano in questi settori, che dovrebbe fornire una maggiore disponibilità di risorse, e si prevedono di coinvolgere 300.000 artisti, realizzare circa 1.000 film. Ad esempio già oggi vedete in molti film che vanno nelle sale che c'è il loghetto Media, che è il programma che attualmente fino al 31 dicembre finanziava la realizzazione di film europei. Quel programma confluirà dentro il programma Europa Creativa per i prossimi anni, quindi anche qui ci sono possibilità di finanziamento, però qui considerate che parliamo di iniziative del settore della cultura, del settore audiovisivo, del settore ad esempio dei libri, la traduzione di libri. Però sono iniziative che non riguardano
come dire, i beni immobili, la ristrutturazione di immobili artistici, storici, o di aree archeologiche. Questo tipo di interventi non stanno dentro questo programma qui, dove per esempio invece ci potrebbe essere la realizzazione di video piuttosto che altre modalità di comunicazione web o mediatiche per valorizzare, per far conoscere, per rendere più facilmente fruibile il contenuto culturale anche di beni immobili. Però l'attività più tipicamente proprio di ristrutturazione, restauro, non sta dentro questo programma, ma sta dentro quelli che sono i fondi regionali che abbiamo detto prima, quelli gestiti a livello regionale prevalentemente. E appunto questo è il settore invece che sta sotto questo capitolo del bilancio, chiamiamolo così, del bilancio comunitario, che è invece non più gestito a Bruxelles, ma gestito dalle singole regioni. Quindi quando sentite parlare di Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, politica di coesione, sono per lo più risorse che sono gestite, nel caso dell'Italia, dalle regioni. In alcuni altri paesi dove le regioni non ci sono, o sono delle organizzazioni, delle istituzioni non elettive, in quei paesi la maggior parte dei fondi è gestita dai governi, dallo Stato centrale. In Italia invece lo Stato centrale gestisce poche risorse rispetto a quelle che sono distribuite alle regioni. E qui c'è tutto quello che riguarda, nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale c'è tutto quello che riguarda le infrastrutture, c'è tutto quello che riguarda gli immobili, gli interventi più consistenti, più cospicui, mentre nel Fondo Sociale Europeo c'è tutto quello che riguarda l'educazione, la formazione professionale, gli interventi per le scuole, per le università e così via. E qui la ripartizione dei fondi che vengono gestiti dalle regioni o dagli stati membri, e vedete quindi 164 miliardi per le regioni meno sviluppate. Questi li abbiamo visti prima. Vi evidenzio questa parte legata alla cooperazione territoriale, che sono risorse in più che vengono date a quelle regioni che hanno dei confini con altri paesi, anche via mare. Quindi la Puglia riceve, in virtù del fatto di avere il mare che la separa dalla Grecia, riceve delle risorse destinate alla sua cooperazione con la Grecia. La stessa cosa, in maniera più consistente, riguarda le regioni del nord Italia, che hanno i confini con la Francia, l'Austria e altri paesi dell'Unione, che ricevono dei fondi dedicati alla loro cooperazione con quei paesi oltre confine. In realtà questo filone, vedete, è di circa 9 miliardi di euro, quindi è abbastanza piccolo rispetto alla dotazione complessiva di risorse, ma può essere l'occasione appunto per creare delle collaborazioni internazionali che nella prima parte evidentemente non sono previste. Questi 164 miliardi di euro non richiedono nessun partenariato internazionale, saranno poi le regioni a stabilire come utilizzarli. E qui è interessante dire che una volta che si è raggiunto l'accordo sul bilancio europeo e una volta che quindi le istituzioni europee hanno assegnato all'Italia questi soldi, poi c'è una procedura di pianificazione dell'utilizzo di queste risorse da parte dell'Italia e delle regioni italiane, che sostanzialmente inizia adesso. Cioè adesso si è stabilito qual è la cifra che l'Italia ha a disposizione,
Tutte le regioni dovranno presentare, tutte, non soltanto quelle del sud, tutte le regioni dovranno presentare i loro programmi al Ministero. Il Ministero della Coesione Territoriale si occupa di questo lavoro. Tutti questi programmi regionali verranno poi presentati alla Commissione Europea e ci sarà una nuova fase di negoziazione tra le regioni, gli Stati e la Commissione Europea per arrivare a definire i singoli programmi. Quindi la Regione Puglia potrà stabilire la propria strategia, i propri obiettivi, le azioni che vuole realizzare, i fondi che destina alle varie azioni, però poi dovrà sottoporre questa sua strategia sia a una negoziazione a livello nazionale, ma soprattutto dovrà confrontarsi con la Commissione Europea. La Commissione Europea dirà, verificherà se la strategia della Regione Puglia è coerente con la strategia che è stata definita a livello europeo. Quindi se l'Europa dice noi ci dobbiamo occupare del cambiamento climatico, si aspetta di trovare dentro i programmi regionali qualche cosa che ha a che fare col cambiamento climatico. Se invece ognuno va per conto suo, evidentemente i programmi potrebbero essere bocciati dalla Commissione Europea, rimandati indietro, e quindi si inizia una fase di appunto discussione con la Commissione Europea fino all'approvazione da parte della Commissione Europea dei singoli programmi regionali. E qui bisogna vedere quanto tempo prenderà in effetti questa fase di negoziazione. Quando voi sentite parlare dei ritardi che ci sono nell'utilizzo dei fondi europei da parte delle regioni del sud Italia, ormai ce lo dicono praticamente in tutte le salse tutti i giorni, in tutti i telegiornali, il ritardo è in effetti un po' strutturalmente dovuto a come è concepito il processo di approvazione di questi programmi, perché adesso le varie regioni presentano il programma, ma non è che viene approvato subito, verrà approvato dopo una serie di modifiche, si accumula quindi un ritardo. Il limite, diciamo, di molte regioni italiane, non solo di quelle del sud, è di iniziare a ragionare sul programma soltanto dopo che tutta la strategia europea è già stata definita. Quindi si comincia a ragionare adesso, si è cominciato a ragionare qualche anno fa, ma nulla vietava che si cominciasse a ragionare 2 anni fa. Funziona esattamente come la nostra presentazione dei progetti sui bandi, cioè noi aspettiamo che esce il bando e cominciamo a lavorare sul progetto e arriviamo all'ultimo momento e spesso non riusciamo a presentarlo. La stessa cosa avviene un po' da parte delle nostre regioni, che aspettano che tutto sia definito per cominciare a lavorare sui programmi regionali, quando invece avrebbero potuto già costruire la propria strategia precedentemente e arrivare quindi più vicini. Ci sono infatti alcuni paesi che hanno già completato le loro, è più facile ovviamente per i paesi più piccoli, l'Estonia, la Slovenia hanno più facilità a mettersi d'accordo tra di loro. A noi è un po' più complicato, però ed è in questa fase che accumuliamo il ritardo, quindi in genere accumuliamo un anno di ritardo in questa fase che poi scontiamo dopo e arriviamo alla fine, quindi arriveremo al 2020 con quest'anno di ritardo che ci porterà l'affanno nel dover utilizzare questi fondi. Sì, però le percentuali di cui parlano sono percentuali veramente basse, cioè nel senso che di solito si dice che si è utilizzato il 20, il 30% delle risorse, che secondo me non è giustificato soltanto da un anno di ritardo. Voglio dire, posso capire che non si è utilizzato il 20% delle risorse nell'ambito dei 7 anni, ma che venga utilizzato soltanto una piccola parte, cioè questo che non riesco, l'ho ritenuta sempre una mezza bufala questa percentuale, però se lei riesce a darmi una no, allora il ragionamento è che vige una regola del cosiddetto N+2, cioè che le risorse devono essere utilizzate entro 2 anni dalla fine della programmazione. Quindi se la programmazione attuale finisce 31 dicembre 2013, però i fondi della programmazione 2007-2013 potranno essere spesi fino alla fine del 2015. Quindi dire che
al 31 dicembre 2013 non sono stati spesi o è stato speso il 40, il 50% dei fondi, è normale. Quello che però bisogna garantire, diciamo, entro il 31 dicembre 2013 è che siano stati impegnati i fondi. Infatti io non ho capito mai se loro parlano di progetti che siano stati presentati per l'utilizzo dei fondi o se parlano di spese effettive. Si parla di impegni diciamo definitivi, cioè devi avere il progetto esecutivo approvato con delibera di consiglio, di giunta, che rende il progetto definitivo. Poi il fatto che la spesa venga materialmente fatta nei due anni successivi va bene, non è quello il problema. E diciamo che normalmente l'Italia, facendo delle corse, tutte le regioni italiane, facendo delle corse dell'ultima ora, riesce, è sempre riuscita ad utilizzare quasi tutte le risorse, cioè non abbiamo mai dovuto restituire chissà che. È chiaro però che nel momento in cui si arriva a novembre del 2013 a dover fare un impegno di spesa su un progetto che viene approvato, diciamo, definitivamente a novembre 2013, e poi magari se si tratta di un'infrastruttura può essere rischioso perché si potrebbe non riuscire poi a effettivamente spendere tutte le risorse entro il 2015. In alcuni paesi, mi sembra in Grecia e in Portogallo, però di questo non sono sicurissimo, è stato dato un anno in più per poter spendere tutta la dotazione. Però è chiaro che quelle percentuali che tu vedi sono legate a questo meccanismo, quindi è normale che ci sia il 40 o il 50% di risorse spese. Bisogna vedere quali sono, diciamo, le risorse impegnate, che devono essere impegnate completamente. Un meccanismo che è stato utilizzato, per esempio, è che su alcuni programmi, per esempio quelli proprio per la ricerca, si è capito che non ce la si sarebbe fatta in tempo, nemmeno nei due anni, e quindi sono stati riprogrammati, cioè si sono spostate queste risorse destinate a quei programmi su programmi che potevano essere spesi più velocemente. Banalmente, come dire, alcune risorse destinate alla ricerca scientifica che dovevano transitare per le università o per centri di ricerca sono state invece messe a bando in modo che venissero utilizzate da associazioni, da soggetti, diciamo, che li spendevano direttamente, in modo da accelerare un processo che altrimenti, se fosse passato per il canale delle università, che sono ovviamente un po' più lente, più burocratizzate e così via, rischiava di non essere spesi. Allora si è fatto al contrario, cioè dice, chi si candida sono dei gruppi di giovani che coinvolgono l'università, in modo che si potesse impegnare quantomeno queste risorse su dei progetti. Con questo tipo di meccanismi, diciamo, si riesce poi ad impegnare le risorse, però insomma ovviamente è sempre una corsa. Quindi quelle percentuali devono essere sempre prese con le pinze, vengono utilizzate pretestuosamente, insomma, a seconda di chi le legge o le comunica. Sicuramente uno dei programmi che può interessarvi di più è il Fondo Sociale Europeo, che appunto viene gestito a livello regionale. Questi sono gli obiettivi che il Fondo Sociale Europeo si pone nella strategia europea, e chiaramente sono degli obiettivi che poi si dovranno perseguire anche a livello regionale. Ora è chiaro che ci possono essere alcune regioni che possono avere un tasso di povertà più alto e quindi possono destinare maggiori risorse alla lotta alla povertà piuttosto che all'istruzione universitaria, piuttosto che ne so, alla formazione dei giovani. Cioè, possono essere alcune regioni che hanno un tasso proprio demografico più giovane, altre più anziani, quindi alcuni possono destinare maggiori risorse, che ne so, al reinserimento lavorativo di quelli che sono usciti dai percorsi lavorativi a 50 anni, altri possono avere un problema maggiore rispetto al primo inserimento lavorativo dei giovani. Però fondamentalmente bisogna
tenere a mente nel redigere i programmi regionali che esistono delle priorità e degli obiettivi del Fondo Sociale Europeo a livello, che sono sostanzialmente questi qua che abbiamo visto prima, quindi tutti i programmi regionali devono comunque essere orientati a questi obiettivi. Uno dei temi, per esempio, che sicuramente avete sentito nominare è questo dei NEET, cioè di quei giovani che non sono né al lavoro né a scuola e neanche nei percorsi di formazione professionale. Questo acronimo, Not in Education, Employment and Training, si identificano quelli che stanno a casa sostanzialmente senza fare niente, però diciamo nell'accezione europea di giovani si parla di under 30. Noi abbiamo una 35 posti in Italia, perché sì, è stato noi facciamo riferimento da ai 35, ci invecchiamo più tardi però e sicuramente il sostegno per affrontare questo problema dei NEET è una delle priorità che l'Unione Europea si è data. L'Italia è uno dei paesi che ha il più alto tasso di giovani in questa situazione e quindi presumibilmente le regioni italiane destineranno delle risorse a questo settore. Altra cosa interessante per alcune regioni italiane è l'abbandono scolastico. In molte regioni del sud, soprattutto nei grandi centri urbani, c'è un tasso molto elevato di abbandono scolastico, molto maggiore di quella che è la media europea, quindi si può prevedere che le regioni destinino fondi lì. È chiaro che poiché qua stiamo parlando di una strategia di sviluppo complessiva delle regioni, capite che non sono cose che bisogna improvvisare last minute. In teoria le regioni hanno tutte le informazioni sulla propria condizione di sviluppo per poter redigere questa strategia per tempo, non è necessario che aspettino, quindi bisogna un po' tarare questi meccanismi di lavoro su queste strategie. A volte invece, anche perché cambiano i governi regionali, ci sono le elezioni, non si sa chi sarà l'assessore, abbiamo anche dei meccanismi ovviamente di gestione amministrativa di queste istituzioni che a volte non si adattano alle programmazioni comunitarie, perché se è chiaro che se 6 mesi prima di dover presentare la strategia all'Unione Europea cambia la giunta di una regione, magari tutto il lavoro che è stato fatto dalla giunta precedente non va più bene e quindi bisogna ricominciare da capo e si accumula ritardo. Questo è un altro dei problemi che spesso si presentano. Vedete, il tema dell'integrazione dei Rom pure può essere un tema. Ci sono in alcune città, ad esempio a Napoli, ci sono delle comunità Rom molto numerose nelle periferie attorno alla città, dove il tema dell'integrazione, ma pensate che ci sono dei paesi dove le comunità Rom sono anche il 10-15% della popolazione complessiva. Quindi altre regioni d'Europa evidentemente avranno questo problema come uno dei problemi prioritari. Vedete che anche la promozione dell'economia e dell'impresa sociale costituisce uno delle priorità del Fondo Sociale Europeo a livello di strategia comunitaria. Quindi anche qui le regioni si presume che mettano in campo delle azioni di sostegno dedicate alle imprese sociali. Bisogna vedere come lo faranno, e quante risorse andranno a essere messe regione per regione su questo tipo di priorità. Una cosa che è venuta fuori negli ultimi tempi e che prende le risorse proprio da questo capitolo dei cosiddetti fondi strutturali è questa Youth Employment Initiative, cioè un'iniziativa, diciamo un programma dedicato per 2 anni a favorire l'occupazione giovanile. Si è preso atto che la disoccupazione giovanile è un grosso problema per l'Europa e sono stati dedicati 6 miliardi specificamente su 2 anni a affrontare questo problema. E qui diciamo che la metà di queste risorse sono messe dalla Commissione Europea, l'altra metà
dai vari stati membri. Quindi adesso tutti gli stati membri devono presentare un piano che favorisca l'occupazione giovanile. Ho letto che la presentazione del piano nazionale giovani esatto, non hanno ancora, però non si è capito ancora cosa faranno, però hanno annunciato che verrà fatto un piano nazionale giovani, e quindi vediamo quali sono le misure che verranno prese. È interessante, di questo sentirete parlare, questo concetto della cosiddetta garanzia giovani, cioè si è stabilito a livello europeo che gli interventi che sono finalizzati ai giovani devono essere costruiti in modo che entro un certo ragionevole periodo di tempo, dopo l'intervento, questi giovani devono essere poi effettivamente inseriti o quantomeno avere delle concrete opportunità occupazionali. Per essere concreti, se si fa un corso di formazione, non è che il corso di formazione finisce lì, ma perché possa essere finanziato deve in qualche modo dare al giovane che partecipa al corso di formazione, deve garantire che gli produrrà entro 6 mesi dalla fine almeno, ne so, 4 opportunità di inserimento lavorativo. Quindi si collega, diciamo, direttamente l'investimento di risorse nella formazione col fatto che ci siano delle opportunità concrete di inserimento lavorativo. Questo significa che bisognerà fare degli accordi preliminari con delle... Bisogna vedere poi i vari paesi, altrimenti... Esatto. Poi bisogna vedere come verrà attuata questa Youth Guarantee, questa garanzia giovani nei vari paesi. Dovrebbero essere già le aziende piuttosto che le istituzioni a manifestare delle esigenze, potrebbero per le essere... vengono organizzati dei corsi di formazione, perché altrimenti ci potrebbero vedo... oppure potrebbero essere strutturati dei tirocini in azienda che poi si impegnino già ad assorbire o quantomeno a fare una selezione tra quelli che hanno partecipato a questi. Bisogna vedere, perché poi concretamente non sappiamo ancora. Sappiamo la dotazione, sappiamo che è stato messo tra le priorità, poi concretamente come verrà attuato sul campo bisogna vedere. Okay. Adesso andiamo, questa che abbiamo visto è la prima sezione del bilancio, che è quella che probabilmente ci interessa di più. Andiamo a vedere velocemente le altre. In questa della crescita sostenibile abbiamo detto ci sono i programmi per l'agricoltura e l'ambiente, quindi chi di voi fosse interessato specificamente a misure di questo genere le trova qui, dove ci sono circa 370 miliardi, però qui rientrano tutte le agevolazioni per l'agricoltura, quindi la maggior parte delle risorse sono quelle, che sono le famose quote latte, per esempio, rientrano qua dentro, i sussidi alle produzioni, o per i contributi. L'olio d'oliva, piuttosto che... Sì, o i contributi agli agricoltori che fanno o non fanno determinate produzioni, stanno qua dentro, quindi la maggior parte delle risorse è questa qua. Il programma LIFE può essere interessante perché tutti quei progetti che riguardano la tutela, ad esempio, di aree protette piuttosto che di particolari specie animali o vegetali, possono essere finanziati qua dentro. La sezione successiva è quella sicurezza e cittadinanza, tutto ciò che riguarda le migrazioni, per esempio, sta qua, tutto ciò che riguarda la tutela dei diritti dei cittadini, la tutela dei diritti umani all'interno dell'Unione Europea, anche la conoscenza del fatto che per il fatto di essere cittadino dell'Unione Europea si goda di determinati diritti. E qui abbiamo una dotazione di 15 miliardi di euro, quindi molto più piccola di quello che abbiamo visto prima, e vedete giustizia, diritti, asilo, migrazioni sono tutti all'interno di questa sezione, che non vediamo nel dettaglio perché altrimenti ci mettiamo 3 giorni.
E poi c'è una sezione dedicata alla cooperazione che l'Unione Europea fa con tutto il resto del mondo. Quindi noi abbiamo visto tutta una serie di programmi che o sono gestiti a livello regionale o sono gestiti a Bruxelles per i 27 paesi dell'Unione. C'è però anche tutta una sezione in cui si favorisce la cooperazione con i paesi che sono al di fuori dei 27 paesi dell'Unione e ci sono delle risorse dedicate alla cooperazione con questi paesi. Quindi ad esempio l'IPA è tutto ciò che riguarda la cooperazione tra le regioni italiane che affacciano sull'Adriatico, nel caso nostro, e tutti i paesi che affacciano sull'Adriatico ma che non sono nell'Unione Europea. Il Montenegro, l'Albania e così via. Lo strumento di vicinato riguarda ad esempio tutti quei paesi che affacciano sul Mediterraneo ma che non sono all'interno dell'Unione Europea, quindi la Tunisia, il Marocco, l'Algeria, ma anche tutti quei paesi che sono ai confini orientali dell'Unione Europea. Non riguarda, diciamo, l'Italia, ma che so, l'Ucraina piuttosto che la Bielorussia sono considerati paesi vicini e quindi ci sono delle risorse destinate alla cooperazione con questi paesi e così via. Quindi anche qui ci sono circa 60 miliardi di euro destinati a questo, a quest'area di attività ripartita su, sui diversi programmi. Per la Puglia, appunto, la cooperazione con l'Albania, la cooperazione con il Montenegro, la cooperazione con i paesi del Nord Africa, ci sono dei progetti finanziabili e in questo caso vengono fatti d'accordo tra le regioni che rientrano nell'area prevista dal programma e i paesi terzi, cioè i paesi non europei che rientrano nell'area. Quindi la regione Puglia costruirà un programma di cooperazione con l'Albania e ci saranno delle risorse destinate alla cooperazione tra la Puglia e l'Albania o tra le Marche e il Montenegro, destinando delle risorse e stabilendo quali sono le priorità che questo programma vuole raggiungere. Anche qui programmi ce ne sono a volontà, questa è la cartina dei paesi che rientrano nei programmi di preadesione, quindi Turchia, tutto quello che sono i Balcani e l'Islanda. Vabbè, non entriamo nel merito di questi qua, altrimenti veramente non finiamo più. Allora, io chiaramente vi lascio le slide, così chi è poi curioso di vedersi programma per programma può approfondire a seconda del programma che gli interessa di più, sia come area geografica che come territorio, che come settore di competenza, perché i programmi sono veramente tanti e le opportunità sono molte. Come indicazione generale, è che a parte quelle che già vi ho dato, è che i singoli programmi hanno sempre, già nel leggere il programma voi riuscite a capire come il progetto deve essere costruito, perché il programma vi dice qual è la tematica, diciamo, sociale, nel caso dei programmi sociali o scientifica o culturale, che deve essere che è al centro del programma, vi dice qual è l'area geografica, vi dice quali sono gli attori che devono essere coinvolti. Quindi in effetti già dalla lettura del programma riuscite a farvi un'idea di come costruire il vostro progetto. Ovviamente poi la pubblicazione del bando dà delle indicazioni più, se vogliamo, puntuali, ma sostanzialmente la pubblicazione del bando in più rispetto al programma vi dice soltanto la scadenza, vi dice quali sono le risorse dedicate a quello specifico bando, quale è la cifra per il singolo progetto, che è evidentemente un'altra informazione. Se avete una dotazione sul bando di 50, allora prendiamo, qui abbiamo un budget sui 7 anni di 2 miliardi e 70 milioni, questi 2 miliardi e 70 milioni verranno ripartiti, che ne so, su 15 bandi nel corso dei 7 anni e quindi ci sarà una certa cifra di 15-20 milioni per ogni bando,
Ovviamente all'interno del bando vi diranno poi quanto ciascun singolo progetto potrà utilizzare di quei 20 milioni messi su quel bando, e quindi lì potete costruire, però la cifra normalmente rimane poi quella per tutti e 7 gli anni, quindi anche i bandi successivi avranno sostanzialmente la stessa dotazione globale e lo stesso limite per ciascun singolo progetto, quindi riuscite subito a pianificare il vostro lavoro. Tutti i programmi, a seconda dell'area di attività, richiedono un partenariato internazionale, e quindi voi è utile che sin da prima che esca il bando cominciate a vedere chi sono i partner internazionali che fanno al caso vostro. E diciamo che nella scelta del partner è importante tenere conto che quanto più il partner è esperto, quanto più ha effettivamente già realizzato dei progetti con successo, quanto più ha già dimostrato di portare a termine con successo i finanziamenti che ha ottenuto, evidentemente più è quotato. Quindi dentro il vostro partenariato è utile mettere dei partner che abbiano un track record, come si dice, cioè abbiano un curriculum molto valido su quel progetto, su quell'idea che voi volete realizzare. Dovete andarvi a cercare i migliori che hanno lavorato in quel settore, questo aumenta le vostre possibilità di approvazione. In alcuni casi i programmi valutano anche il curriculum delle persone che sono coinvolte nel progetto, quindi se c'è uno particolarmente esperto nelle tematiche, che ne so, della salvezza del dormitorinco, voi dovete coinvolgere praticamente cercare di coinvolgere l'esperto di quel tema lì, perché questo vi garantisce una maggiore credibilità quando andate poi in valutazione. E ovviamente sempre con un'ottica internazionale, cioè, dovete vedere un po' chi è il più bravo a livello europeo sul tema che a voi interessa. Questi sono elementi interessanti. È chiaro che per fare tutto questo lavoro anche di ricerca di chi sono i più bravi avete bisogno di tempo, quindi è quasi impossibile che nel mese o nei due mesi che vi separano tra l'uscita del bando e la scadenza si riesca a fare questo tipo di lavoro. È un lavoro che deve essere evidentemente preparato prima. Come si può fare? Si può andare a vedere quelli che hanno vinto i progetti precedenti, negli anni precedenti, se cominciate a vedere che c'è una università oppure un comune o un'associazione che ripetutamente vince, si aggiudica un finanziamento all'interno di un programma, è chiaro che quel soggetto probabilmente è considerato particolarmente qualificato su quel programma lì e può essere il caso di contattarlo. Si potrebbe chiedere un finanziamento per fare un periodo all'estero presso quel soggetto. Potrebbe essere un'idea cercare di costruire anche lì la logica degli scambi di mobilità. C'è stata una fase in cui erano state destinate le risorse proprio per fare le cosiddette visite di studio. Ad esempio il programma Leonardo prevedeva delle azioni preparatorie in cui tu potevi fare una visita di studio per andare a conoscere il tuo potenziale partner. E chiaramente individuando il partner giusto e magari spendendo un mese di tempo assieme a loro, si riesce più coerentemente a costruire un progetto assieme, che può interessare evidentemente tutti. Però è chiaro che questa cosa qua non si può fare nei 60 giorni che ti separano dalla scadenza. Quindi tenendo conto che diciamo i primi bandi ragionevolmente scadranno a aprile, maggio, ci sono 6 mesi di tempo che invece di stare lì a aspettare ci si può cominciare a informare per capire chi sono i soggetti che può valere la pena di conoscere, di coinvolgere. Ma chiamando il tuo esperto difficilmente accetti di diventare partner, non lead partner del progetto. Ma meglio ancora se fai il lead partner. Quindi andiamo a proporci come partner. Perché chiaramente se presentate un progetto noi siamo partner. Esatto, perché il lead partner deve ovviamente dimostrare un'esperienza particolarmente qualificata su quel settore. Se
non avete mai presentato un progetto europeo, non è mai stato approvato un progetto europeo, potete avere l'idea migliore di questo mondo, ma siete poco credibili. Allora, se voi avete un'idea valida, la cosa molto utile può essere andarla a proporre ad un partner particolarmente qualificato che può essere interessato a realizzare quell'idea nel suo contesto e quindi andare a creare questo scambio per cui voi la realizzate qui e lui la realizza lì, però diciamo vi trasferisce in un certo senso il suo curriculum, le sue esperienze, le sue competenze per realizzarla meglio anche sul territorio, e questo chiaramente viene valutato, cioè la possibilità di che quella idea che voi avete proposto possa essere effettivamente realizzata e con successo rappresenta un elemento importante. È quasi più importante la qualità del partenariato che la descrizione dell'idea. Uno delle caratteristiche, per esempio, dei progetti che vengono presentati dall'Italia è che noi siamo abituati a scrivere molto nei formulari, nelle application, perché siamo abituati che nelle offerte tecniche che vengono presentate sui bandi nazionali bisogna presentare un mattone così perché fa più scena. In realtà invece la logica dei progetti europei è molto sintetica, molto spesso nei formulari ci sono tipo 2000 caratteri e dovete scrivere tutto in 2000 caratteri, perché la logica è quella che dovete andare subito al sodo. Per noi è sempre molto difficile stare nei 2000 caratteri, perché dice noi che cosa scriviamo in 2000 caratteri, che sono praticamente un terzo di una pagina, mezza pagina Word, mentre invece la logica è proprio quella di essere sintetici e immediati. E quindi non è tanto la descrizione che noi andiamo a fare, ma il partenariato, la qualità dell'idea, l'affidabilità dei soggetti che la portano avanti, il fatto che coinvolgiamo soggetti che hanno un curriculum coerente con quello che stiamo proponendo, e poi il fatto che questa idea sia coerente con gli obiettivi del programma e gli obiettivi del bando. E bisogna avere anche una capacità di lettura del bando, per cui cose che non ci azzeccano, come diceva uno di cui non si sa più che fine ha fatto, è fondamentale. Cioè, se non c'è coerenza tra la nostra idea e gli obiettivi del programma, possiamo aver fatto il partenariato più bello, l'idea più innovativa, ma se non c'entra niente o c'entra poco. E tutti i bandi hanno sempre alla fine dell'application package, del materiale per la presentazione del progetto, c'è sempre una tabella in cui vi dicono i punteggi e qual è l'importanza che hanno i vari aspetti. In alcuni programmi e in alcuni bandi potete trovare anche una cosa del tipo, che se tu coinvolgi un partner albanese o comunque un partner al di fuori dell'Unione Europea vale di più, se riesci a coinvolgere anche questo tipo di partner. Se hai un'istituzione accademica vale di più che non se non ce l'hai, insomma. Quindi ci sono delle indicazioni che bisogna cogliere, insomma. Domande? Sì. Sì. Dipende che attività vuoi aprire. Certo. Su questo magari poi ti aiutiamo noi, Vicini, a trovare nei prossimi giorni presso Netability e magari ti possiamo dare qualche indicazione più specifica. Perché il professore adesso ci fa una panoramica generale, mentre noi magari possiamo poi entrare nello specifico caso della tua caso. Idea. Una domanda. Sì. No, diciamo che gli uffici
periferici che forniscono soprattutto informazioni. Cioè, è difficile che ti aiutino a trovare il partner giusto, anche perché c'è una tale varietà di possibili progetti e di settori di attività che evidentemente il funzionario che sta lì in quello specifico ufficio è difficile che abbia una visione. Diciamo che in teoria, appartenendo ad un network europeo che fornisce informazioni, potrebbe chiedere al suo corrispettivo di un altro paese se e chi è in quel paese il partner che ti può servire. In realtà in Italia non ha mai funzionato molto questo meccanismo. Esistono altri paesi che si sono organizzati meglio da questo punto di vista. Per esempio gli spagnoli hanno delle antenne a Bruxelles che ribaltano tutti i bandi, tutte le opportunità, distribuendole a seconda di quelli che per loro sono i partner spagnoli che potrebbero essere più idonei a partecipare a quello specifico bando, a quello specifico programma. E si sono organizzati abbastanza bene, quindi hanno un database in cui cercano di coinvolgere di volta i partner spagnoli che possono essere, fanno un lavoro di questo tipo. La stessa cosa fanno i polacchi molto bene. L'Italia, diciamo, va sempre caso per caso, dipende un po' dal funzionario responsabile dell'ufficio, dal funzionario. Ci sono alcuni uffici a Bruxelles che funzionano bene, altri meno bene, insomma dipende da molto dalle persone. È chiaro che se voi individuate una persona che ha un certo tipo di esperienza e di conoscenza, ora che sia in Puglia o che sia a Bruxelles, è meglio non mollarlo, insomma. Nel senso, una volta che avete individuato uno che effettivamente dimostra di avere una rete, una conoscenza, di essere attivo in questo tipo di lavoro, bene costruire un rapporto in modo che gli presentate le vostre proposte. Poi appunto queste agenzie nazionali di assistenza che dicevo prima, ad esempio APRE sui programmi di ricerca fa questo tipo di assistenza sui bandi, no? Voi potete andargli a proporre la vostra idea, loro innanzitutto vi dicono se è una cosa che è coerente o meno con il programma su cui vi volete candidare, e poi vi possono dare una mano nella ricerca di partner. Però diciamo che è molto un lavoro che dovete fare voi, perché poi queste agenzie ovviamente devono naturalmente trattare tutti nello stesso modo, e quindi la vostra idea magari la inseriscono nel loro database e arriva la scheda della vostra idea, arriva a 500 possibili partner in Europa. Però se va a quelli bravi, se va a quelli meno bravi, insomma, è difficile che possano per ogni progetto mettersi a fare un approfondimento sul tema, quindi è un lavoro sicuramente che dovete fare voi, vi possono aiutare, e se trovate quello che effettivamente vi aiuta, martellatelo, però diciamo dovete essere molto proattivi da questo punto di vista. Salto. Sì, Salto, però è soprattutto per i progetti di area gioventù, insomma, sì. Ce ne sono molti di network. Poi perché questi network in genere, anche lì ci sono dei bandi che la Commissione europea fa per costruire il network che si riferisce a un programma, e poi fa dei bandi per aprire gli uffici locali di quei network. Quindi Europe Direct è chiunque si può candidare per aprire un punto Europe Direct, c'è un bando, ci si candida e diventi ed entri in questo network. Però poi effettivamente, come in tutti gli altri progetti e altre cose, ci sta chi lo fa meglio e chi lo fa peggio, insomma, quindi non andare a valutare caso per caso. Ok, facciamo una pausa, poi riprendiamo. Sì.
Facciamo una pausa di 10 minuti e poi riprendiamo. Okay.